Allora, cominciamo dal fondo. Ricordo che il Chievo rimane in ultima posizione, ma deve ancora giocare, perché gioca lunedì, mentre faremo lunedì di rigore giocherà contro il Bologna. Quindi attenzione, perché la classifica qua si può muovere ancora, nonostante si sia molto mossa nel giro di due giorni. Qui si può ancora muovere lunedì, quindi attenzione a questa zona. Bologna non si muove. Bologna può andare a 12. Sì, infatti Bologna può andare a 12, quindi ma ne parliamo dopo. Catania rimane a 6 perché ha perso anche ieri, seppur in maniera molto onorevole, perché ha perso 2-1 a Napoli, mentre se l'è prese 4 scopolone dalla Juventus la settimana. La illustra. Il Sassuolo invece, ha fatto una grandissima partita oggi a Genova e sale a 9 punti, non è fuori ancora dalla zona calda, perché aggancia Sampdoria, quindi la tira giù. E il Bologna per il momento è agganciato, ma il Bologna se domani dovesse fare anche solo un punto ne uscirebbe fuori, mentre invece va malissimo, anche se rimane nella pancia della Serie B, il Cagliari, che continua a perdere. Oggi ha perso anche a Verona. Quindi tu mi stai dicendo, Chirico, che il Milan è a 3 punti dalla zona retrocessione, questo è tecnicamente il Milan è in questo momento a 17 punti dalla scudetto. Il Milan, guarda, che io ti voglio dire una cosa, che oggi io immaginavo che andasse molto peggio per il Milan, invece il Milan ieri sera l'abbiamo trovata in testa la Serie B e oggi la ritroviamo ancora in testa. Seguiamo qua a Milan, incredibile, il Milan riesce ancora a tenere la testa, seppur appagliata con Livorno e Parma. Io mi preoccuperei della tua classifica di Champions, visto che c'ho tutto campionato. Tu c'hai due partite e se non vinci sei finito. Scusa. E ti sei giocato la stagione. Ecco cosa ti dice Vittoria. Io vorrei chiedere a Natalia, ma secondo te. Ma lei è milanista, quindi. Sì, ma al di là del Milan, scusami, ma secondo te perché ogni volta che Vittoria diventa il fiammifero dell'eiaculazione precoce, si deve sempre alzare per non dire, non può dire da sedere. Cosa ti permetto di definirlo così. È un nostro sponsor. Il cerino dell'eiaculazione precoce è un nostro sponsor, lo ringraziamo. E lui è il suo testimone. Scusa. Sulla vittoria del Sassuolo a Genova, perché avessi vinto la Sampdoria, andava a 12, vero che raggiungeva il Milan, però lasciava le tre ultime, a Sassuolo 6, Catania 6 e Chievo 4. Però no, questo è una classifica che ha alzato il livello della Serie B, portando a 9 punti, bravo, perché così si affossavano le tre e chiudevamo con queste tre, invece adesso si alza la Sampdoria 12 e Sassuolo 6. Sì, però tu mi stai dicendo che in alto sentono il risucchio Fabio, però sta mancando di rispetto ai tifosi del Milan. Ma va? Perché, no, ti spiego, lui dice che il Milan è capo graduatoria in pari punti con Livorno invece, e Parma. Invece, avendo perso lo scontro diretto col Parma, in realtà è dietro il Parma. Sì, ma in questo momento diamogli l'illusione di essere in testa a pari punti. Purtroppo, da un punto di vista squisitamente visivo, il Milan, se lo mettessimo al posto del Parma, è davanti al Torino. Tra il Milan e la zona retrocessione ci sarebbe solo Toro e Cagliari. Sì. Il quale Toro gioca stasera e attenzione al Bologna, perché può salire se vince il Bologna. Ovunque vada il Bologna, diciamo, ci sono due squadre Il Milan è in vantaggio nello scontro diretto con la Sampdoria, mi pare che l'unica partita ma cosa mancano 5 partite alla fine del campionato? Signor Chirico, scusi una cosa, a me balza all'occhio un'altra cosa fondamentale. In questo momento il Milan vale la primavera dell'Inter, perché lei mi insegna che il Livorno è infarcito di giocatori della Scusate, arriva Furini e dice: ma con l'Inter arrivavano i tir con l'età, ma adesso gli state facendo un mazzo così, comunque la prossima settimana tra l'altro c'è il derby Livorno-Inter. Ma poi il Torino
che a 11 noi, io e Pompiglio perlomeno, cioè tutti i tifosi di Juve, ci auguriamo che stasera sia almeno in testa. Noi non chiediamo tanto, noi non chiediamo tanto, noi non chiediamo di battere, farci io chiedo scusate ai nostri telespettatori, che Granata ce ne sono tanti anche a Torino che ci seguono in questo momento, ma anche in Lombardia. Ma voi volete stasera due tifosi come Pompiglio e Chirico con la sciarpa granata? Piuttosto una sconfitta. Può anche vincere stasera a Torino. Loro vogliono perdere, loro preferiscono perdere. Guardate dove rimanete. Guardate dove rimanete. Pensateci bene prima di mollare gli ormeggi. Perché, guardate, se perdete restate in una zona caldissima e abbiamo appena detto che è salito il livello, cioè, il gorgo si sente, sotto si sente e tirano, va bene, quindi Livorno, Milan, Parma in questo momento, speriamo il Toro anche arrivi almeno a 12, svoltiamo in Serie A. L'Udinese sta precipitando, eh. Io penso che l'Udinese fra un po' scenderà in Serie B pure lei, perché sta perdendo con tutti. L'Atalanta a te non c'è Belotti, adesso lei non mi deve intimidire, esatto. L'Atalanta oggi non doveva perdere, poi è rimasta anche in 10, devo dire la verità, sono rimasti gli amici dell'Atalanta, sai quanto mi sono simpatici quelli di Bergamo, certo, però oggi l'Atalanta è rimasta in 10 per un fallaccio commesso lì contro Carmona. Però nonostante questo, beh, anche se non sapevo il nome, cioè, Atalanta 13, comunque l'Atalanta rimane inside out, qualcun altro non c'è. Il Genoa sale, nonostante i pessimi che il Genoa può essere messo vicino al Milan, perché il Genoa è partito malissimo, eppure adesso, nonostante tutto, guardate dov'è. Guardate dov'è. Gli abbiamo dato l'allenatore. La Lazio solo col Milan poteva fare punti, rimane a 15 punti, entriamo nelle zone un pochettino più calde. Allora, la Fiorentina al momento che ha vinto ieri a San Siro, però col Milan, ma rimane ancora fuori dall'Europa, anche dalla piccola Europa rimane a 21, perché c'è questo sorprendente Verona insieme alla già cartonata Inter, che sono saldamente a quota 22, però se la giocano. Inter, Verona, Fiorentina si giocano l'Europa League. Io penso che non ci siano altri pretendenti, ve la giocate voi tre. So che adesso voi mi guardate con quelle facce lì, ma noi vogliamo arrivare in Champions. Non ci arriverete, accontentatevi, non ci arrivate. Mi sei molto simpatico, ti voglio bene, ma non ce la fai. Accontentati di stare nella Europa League e di arrivarci. Guarda, io dico sono alla finestra, poi vediamo. No, vedi, perché loro ci credono. Ti è simpatico come Piacentini? Ma anche Furini, un bravo uomo. Ma ti dà del ladro gli due per ma tre? Sì, ma vabbè, mi dà del ladro, io gli do del prescritto, siamo pari. Sì. Allora, già cartonati e Verona 22, arriviamo nelle zone nobili. Allora, 28 punti, ci siamo. Sia ci sono Yamme i napoletani, 28 meritatamente, anche se un po' aiutati, ma qualche aiuto l'abbiamo avuto anche noi, quindi va bene lì, Napoli, Juventus 28, noi ci sediamo qua, sì. La Roma resta 30, direttore, sì. Tu stasera, ma stasera io e Pompiglio stiamo qua e aspettiamo che i cugini si decidano a fare a muovere la classifica, sono loro che devono hanno il destino del campionato nelle loro mani, forza Toro! Io e Pompiglio ci rivolgiamo alla squadra, alla società, all'allenatore. Forza Toro, mi raccomando, uscite fuori da lì, venite in